Quest'anno sarà a Taranto, i più grandi passano qui, non è solo il Teatro Orfeo. E ci eravamo lasciati con la conferenza stampa dello scorso anno, dove noi abbiamo detto che si erano unite due stagioni perché venivamo dal periodo della pandemia. Diciamo che questa volta abbiamo esagerato perché abbiamo fatto di più e abbiamo tantissimi spettacoli in cartellone per tutti i gusti. Davvero sarà un bel vedere per tutti e un cartellone accessibile anche economicamente. È partita la campagna abbonamenti con la prelazione vecchi abbonati. A breve poi finirà e ci sarà la possibilità per tutta la città di potersi abbonare. Esattamente, noi siamo molto filo partenopei, quindi il ritorno di Biagio Izzo, di Carlo Bucci Rosso, di Paolo Antoni. Diciamo, nelle new entry, sempre per il discorso Napoli, c'è Stefano De Martino che avrà la doppia data. Ci sono alcuni spettacoli che hanno due date, quindi ci sarà la pomeridiana alle 18. La chicca di questa stagione è finalmente abbracciare Giovanni Allevi, che ritorna con il suo spettacolo al 15 di marzo. La chicca l'abbiamo presentato anche ieri sera nel corso dell'evento di Pio Medeo. Stiamo esagerando probabilmente, stiamo esagerando, stiamo creando un problema al pubblico tarantino perché davvero è diventato complicato riuscire a gestire tutti gli spettacoli che ci sono tra il Teatro Comunale Fusco, il Teatro Orfeo, insomma anche altri teatri che quest'anno hanno riaperto. Siamo strafelici come l'Auditorium Tarentum, i piccoli teatri nelle periferie, insomma c'è tanto fermento e soprattutto il pubblico sta rispondendo alla grande.